Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto ILVA stringato e rivisitato rispetto alle precedenti bozze, come dicono i ministri Gianluca Galletti e Federica Guidi, che offre un futuro a Taranto, consentendo di reperire le risorse per il risanamento degli impianti attraverso un prestito ponte. Il provvedimento tuttavia ha scatenato un'immediata reazione polemica da più fronti. Siamo all'ennesimo decreto, ogni governo sforna decreti che sembrano essere come delle pozioni magiche che devono risolvere i problemi complessi del più grande siderurgico d'Europa. Credo che il merito di questo decreto sia quello di svelare che siamo alla casella di partenza, 2 anni persi, un piano ambientale anche molto ambizioso, ma largamente da realizzare, da cantierizzare, e i problemi rinviati di governo in governo, di decreto in decreto. I soldi dei Riva sono soldi sequestrati, possono essere usati? Non sono soldi confiscati. E se sono soldi confiscati, configurano un aiuto di Stato? Qualcuno in 3 governi ha parlato con Bruxelles? Ancora, cosa si ritiene, diciamo, di fare relativamente a una produzione che, se non riparte con finanziamenti adeguati, rischia lo schianto? Stiamo nella condizione di svendere l'ILVA, e quale imprenditore straniero, per quanto facoltoso, può comprarsi una fabbrica che ha inglobato anche alcune migliaia di cause di risarcimento? Ci sono molte domande che dicono che bisognerebbe sedersi e affrontare anche con competenza tecnico-giuridica un problema che invece è stato sempre affrontato dal governo Monti, dal governo Letta, e ahimè rischia di essere affrontato anche dal governo Renzi, con improvvisazione, superficialità e sciatteria.